Diamo il benvenuto alla signora Annalita Iannetti, candidata per il Movimento 3V alla presidenza della Regione Marche. In attesa che i giornalisti ci facciano delle domande, se vuole fare una dichiarazione in Sì. merito a. Allora, noi portiamo avanti un discorso che è quello della salutogenesi. Ci rendiamo conto che i nostri temi non sono comuni e non sono soprattutto conosciuti alla grande popolazione, però inviterei tutte le persone a tener conto di tre termini che sono molto importanti per la salute pubblica. Il primo termine è PNEI, psiconeuroendocrino immunologia. Il secondo termine è significa che il corpo, tutto il corpo, fa molecole di emozioni, quindi il sistema immunitario è mantenuto dalle emozioni che si provano. Secondo termine è epigenetica. Significa che noi non abbiamo una genetica fissa, ma i nostri geni vengono modificati dall'ambiente. E non in misura marginale, ma in misura totale. Il 98% delle molecole che produciamo sono prodotte dall'interazione di chi siamo noi con l'ambiente in cui siamo immersi. Terzo argomento molto importante che vi dovrebbe dare segno di chi decide per voi che cosa sta facendo è che i microbi, senza microbi non c'è vita. Quindi i microbi sono la base dell'esistenza. Fare una campagna di sanificazione spinta della persona e dell'ambiente costituisce malattia. Tutto questo chiaramente è contrapposizione con quello che il governo sta facendo e con quello che la cosiddetta scienza ufficiale propugna. E quindi siamo qui per parlare di questa scienza. Tutto quello che vi ho detto è scientificamente provato, la scienza occidentale lo prova. Grazie, ora passiamo alle domande dei giornalisti, siamo in attesa che le scrivano. Pensa di restare comunque come presenza nelle Marche con il Movimento 3V, Manolita Scocco, TVRS? Penso di restare se me ne darete l'opportunità. Certo, come formatore sono presente in tutta l'Italia, quindi faccio corsi di formazione anche ECM, quindi anche ai medici, agli psicologi, alle persone che lavorano all'interno della sanità e sullo stress che praticamente è mantenuto da questi processi che vi ho appena detto. E quindi certo, penso di stare su tutta la regione e anche su tutto il territorio italiano. Delusa dai primi risultati, sempre Manolita. Beh, direi che non li conosco ancora, per cui non ho idea. Se me li dite, magari posso essere delusa in diretta. Qual è il nostro risultato ad oggi? Questo Stanno lì momento. comunque, sì. Eccola qui, 87. 87, quindi 0,52. Beh, sicuramente se rimaniamo a questa percentuale sarebbe una delusione enorme. Natalia di MTV, soddisfatta della campagna elettorale? Cosa avrebbe voluto diverso e cosa ha apprezzato? Allora, ho apprezzato il fatto che molte persone mi hanno chiamato loro, hanno chiamato me, quindi non sono stata io a raggiungere loro, ma mi hanno manifestato apprezzamenti e anche volontà di fare campagna elettorale per me. Quello che non è andata è esattamente quello che ho detto inizialmente. I temi che trattiamo sono sconosciuti perché c'è una censura su questi temi, non perché non esista questa scienza. E quindi il tempo è stato veramente pochissimo, poco tempo per parlare, poco tempo per far conoscere a fondo i nostri temi e poco tempo per girare anche in mezzo alla popolazione. Quindi sono andati in giro i video, ma io fisicamente sono potuta stare in pochissimi luoghi. Non ci sono altre domande, non vedo perché ho fatto io una richiesta, quindi possiamo chiudere e ringraziare la signora Annalita.
Annalita Iannetti, candidata per il Movimento 3V. Grazie. Grazie.